Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi vi faccio la 24 ore solo cibo d'asporto. Ho preso la brioche al bar. Cominciamo da questo. Quindi questa qui è la mia colazione. Qua c'è Balù che ha appena finito di fare colazione. Gli ho dato un po' di affettato mortadella di pollo. Non so che cosa ha visto. Ci becchiamo con il pranzo e poi dopo la cena. Vi dico subito che prenderò appunto da asporto da qualche gastronomia, ecco. Quindi non aspettatevi chissà cosa. Ci becchiamo col pranzo perché il caffè stamattina l'ho già bevuto e quindi sono a posto per adesso. Ci becchiamo dopo. Qua con gli involtini primavera, quelli con le verdure e la Coca-Cola Zero, che non l'ho presa dalla rosticceria dove ho preso questi perché ce l'avevo già a casa, però anche questa qui proviene da un ordine d'asporto perché mio babbo ha preso un menù sabato da Rodhouse, visto che i miei sono tipo a mangiare, abbiamo ordinato da Rodhouse e comprendeva anche la bibita. Ora lui non l'ha bevuta e quindi me l'ha lasciata e quindi vabbè, diciamo che ho provato anche la bibita d'asporto, tra virgolette. Sto guardando quello che fa Balù perché ho paura che faccia un malestro. Allora, assaggiamo questi involtini primavera che io li ho presi, però quando sono arrivata a casa erano già freddi, quindi li ho scaldati. Sono buonissimi. Lo sto distruggendo però. Allora, ho spinto talmente forte che si è piegata la forchetta. Non credo di fare la merenda, anche perché io di solito prendo uno yogurt, però non mi va di prendere una merenda d'asporto. Ma questa sera ho già preso le verdure d'asporto perché la rosticceria dove ho preso sta roba aveva anche delle patate al forno e i fagiolini. Quindi stasera mangio quelli. Non me ne intendo molto, ma questi qui dovrebbero essere germogli di soia, che sono molto buoni.
Ok. Ultimo involtino primavera. Oggi sono andata a trovare i miei ex colleghi perché mi sono dimessa. Lunedì prossimo comincerò un altro lavoro. E oggi sono andata a fare una sorpresa ai miei ex colleghi. Due ragazzi lo sapevano. Diciamo che io pensavo che lo sapesse solo una, perché ha tentato di farmi una sorpresa e ha tentato di nascondermi che mi invitava a prendere il caffè anche da un'altra collega, ma io l'ho sgamata subito. E quindi niente, vabbè, due lo sapevano, poi ne ho incontrati altri due. E vabbè, non li ho salutati tutti perché altri tre ne ho incontrati. Perché comunque una doveva ancora arrivare, però sennò cioè, dopo io facevo tardi. Quindi non l'ho soltata una. C'è Balu che deve uscire. Ok, è uscito. Io adesso mi finisco di bere la Coca-Cola con voi. Stasera penso di bere l'acqua, vi dico la verità. Però la Coca-Cola è sempre buona. Ok, ci becchiamo con la cena. A quest'ora qui di solito io bevo un altro caffè. Adesso sono le 5:20. Ci metto un po' di zucchero e poi me lo bevo. Ho preso la tazza un po' più grande perché le altre non so che fine abbiano fatto. Ci becchiamo dopo con la cena. Ecco qua i fagiolini e le patate. Allora, voglio concludere il video così, di questa 24 ore solo cibo da asporto. È andato bene. È andata bene, ho beccato una rosticceria che cucina cose di mio gradimento, per fortuna. Quindi probabilmente ci ritornerò e non nego che probabilmente rifarò pure questa challenge, però magari in altri posti. Come per esempio sto facendo per Too Good To Go, che domani farò un'altra challenge da 24 ore di Too Good To Go. Con due box, ho preso 4 box, ne ho ritirate 3 oggi e la quarta la devo ritirare domani. Due sono in posti già che io, due le ho ritirate in posti che già io conosco, un'altra no, e quella di domani neanche, non ci sono mai stata. Quindi cercherò di sperimentare cose nuove, magari, a livello di rosticceria, quindi magari posti nuovi, ristoranti nuovi, ecco, intendo questo. E non è andata male. Mi piacciono questi tipi di video, io li guardo anche negli altri canali e quindi mi piace pure farli. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!